spingere su nuovi posti di lavoro e riportare una grande fiera internazionale del marmo. Queste le due sfide per il futuro della Pideo lanciate dalla filea CGL di Luca Massacarrara dagli studi di Botta e Risposta su Noi TV. Il distretto Appo Versilese conta circa 4.400 addetti e 2.500 aziende. Nonostante la grande corsa degli ultimi 9 anni, che hanno visto crescere l'export di grezzi del 35% e dei lavorati del 25%, il 2019 è il segno meno davanti. Il primo semestre vede un calo nella produzione del 3,5% e secondo le stime di Confindustria le prospettive per la fine dell'anno non sono esaltanti. A soffrire sono le piccole e medie aziende della trasformazione che impiegano la maggior parte degli addetti. I prezzi dei blocchi alle stelle mettono in ginocchio laboratori e segherie del piano, la crisi verticale dell'edilizia e la concorrenza spietata delle pietre artificiali fanno il resto. Ci sono tante aziende che magari non hanno le cave e che hanno difficoltà a andare in cava e prendere i blocchi che gli servono, perché mi dicono gli imprenditori alla fine, quelli che non hanno le cave, che gli viene offerto blocchi a prezzi molto alti oppure a partite di blocchi, e magari un piccolo imprenditore non riesce a comprare una partita di blocchi, e questo assolutamente è un problema. Resta prioritaria per la filea CGL l'istituzione di un marchio del marmo Appo Versilese per proteggerlo dalla concorrenza e stimolare nuovi posti di lavoro. Si scava e poi si lavora in loco, questo è la sintesi, diciamo, del discorso. Si lavora in loco, e quindi se si lavora in loco e si fa appunto la tracciabilità e tutto il resto, è chiaro che diamo valore poi al nostro marmo, diverso se lo esportiamo e basta. C'è poi la richiesta di riportare un grande evento espositivo del marmo di qualità che possa intaccare il primato assoluto della Fiera di Verona, un appello del sindacato rivolto a tutte le istituzioni. Credo che il distretto abbia bisogno di rilanciare la fiera, che era quella della Fiera di Carrara, che poi è stata nel tempo abbandonata, e io credo che le istituzioni devono investire perché è assolutamente importante, scegliendo un altro format, un'altra data rispetto a quella che era una volta, ma credo che sia importante.